Oggi, 3 marzo, sono 6 anni che The Legend of Zelda Breath of the Wild è entrato nelle nostre vite. In quel momento non eravamo coscienti di cosa avrebbe segnato l'uscita di questo videogioco, del significato per l'industria dei videogiochi, se non addirittura la vita giornaliera di molti di noi. Oggi, 6 anni dopo, Zelda Breath of the Wild è diventato l'esempio da seguire, tanto che tutto viene comparato con Breath of the Wild. Tutto sembra essere influenzato da Breath of the Wild, tanto che tutti provano ad avvicinarsi a quello che ha ottenuto Breath of the Wild. E non è da meno, già che si tratta del titolo della saga più venduto, con quasi 30 milioni di copie vendute se sommiamo i numeri di Nintendo Switch e Nintendo Wii U. E tutt'oggi è un gioco che si sente recente, si sente fresco, quasi come se fosse uscito ieri. È diventato un gioco senza tempo, dove si scoprono nuovi segreti, nuove curiosità, a tal punto che ogni settimana ci imbattiamo con nuovi video che ci mostrano una meccanica che non conoscevamo, come la curiosità presente nel piedistallo della Spada Suprema, dove troveremo la bellezza di 9 rocce al suo intorno, che ad una semplice occhiata possano sembrare una semplice decorazione. Però devi sapere che rappresentano le 3 dee dorate, Nairu, Din e Farore, accompagnate dalle 6 razze che formarono i 6 originali saggi di The Legend of Zelda Ocarina of Time, che saranno Ruto per gli Zora, Rauru per gli Aelia, Naburu per le Gerudo, Darunia per i Goron, Saria per i Kokiri e Impa per gli Shika. Questa è una grande e importante curiosità che vi regalo per questo 6° anniversario del gioco, e non è altro che uno dei 1000 dettagli presenti e quelli che restano ancora da scoprire. Ognuno di questi segreti fa sì che il gioco non vada sfumandosi nei nostri ricordi, anche dopo ben 6 anni, e questo è dovuto al suo mondo pieno di vita, dove ad ogni passo che diamo intravediamo il proposito di questa avventura, come un semplice sacrario che ci otorga un emblema del trionfo, una torre Shika che ci sblocca un pezzo di mappa, un percorso di fiori con un possibile Korogu, un accampamento di nemici alla protezione di un forziere o anche la cima di una montagna che ci nasconde un paesaggio che ci porta a sanare il nostro spirito. Perché se qualcosa davvero questo gioco è la sua essenza terapeutica che ci ha otorgato a molti di noi, almeno una volta. Quel momento di calma, quel tempo che meritiamo dedicarci a noi stessi. Breath of the Wild ha un aspetto che pochi giochi open world e avventura possono raggiungere, già che sei tu che decidi, sei tu che possiedi la libertà totale. In questo gioco non c'è niente che ti leghi, niente che ti obblighi, non ci sono segnali o punti di riferimento che ti indichino dove devi andare o quello che devi fare. Il tuo obiettivo è quello di salvare il regno, sì, ma avrai tutto il tempo per apprezzare ogni dettaglio di quel mondo che devi salvare. Quelle terre che ti hanno donato momenti incredibili che ti motivano a salvare il mondo al di là di quello che è il tuo obiettivo principale, ma che sono anche in grado di rimanere in superficie con quello che è significato Breath of the Wild. E no, Breath of the Wild non ha inventato gli open world, non ha inventato gli alberi, le colline e le montagne, non ha inventato il piano sequenza dove vediamo l'eroe guardare verso l'orizzonte, non ha inventato l'erba e tantomeno la musica ambientale in sottofondo, però è riuscito a dare un significato a tutto questo. Ogni elemento di Hyrule ha un proposito, un motivo, dando senso ai piccoli dettagli, e questo è quello che i videogiochi stanno cercando oggi, anche se tutti non potranno. Gli alberi già esistevano nei videogiochi prima del 2017, però erano elementi messi lì. Per esempio, ti trovavi in un bosco dove ovviamente ci devono essere alberi, mentre su Breath of the Wild un albero può nascondere un Korogu, può essere usato come risorsa per ottenere legna. Un albero ci può dare frutta per curarci la vita. Può essere anche uno scudo contro un guardiano, un nascondiglio per attaccare nemici o anche un mezzo di trasporto. I videogiochi si ispirano ad altri per così migliorare, ed è un qualcosa che si fa da tutta la vita.
Ocarina of Time iniziò un percorso e tutti i giochi che conosciamo al giorno d'oggi utilizzano meccaniche che partirono da un gioco del 1998. Skyrim, The Witcher o Dark Souls sono alcuni degli esempi più ovvi e Breath of the Wild a sua volta si è ispirato in quei tre giochi per creare quel mondo così meraviglioso. E adesso, 6 anni dopo, vediamo apparire giochi come Pokémon Legend Arceus o Elden Ring, che si ispirano in quello che riuscì ad ottenere Breath of the Wild. Non mi riferisco al livello di design, tantomeno all'uso di colline o montagne. Mi riferisco al significato di ogni piccolo dettaglio, facendolo proprio, facendolo suo con la propria essenza, con la sua propria magia. E credo che Elden Ring ha capito perfettamente quello che ha creato Breath of the Wild, portandolo in una forma magistrale nel suo mondo. Al di là di ogni scherzo o meme, Breath of the Wild ha dato significato di rivoluzione nel comprendere i piccoli dettagli presenti nei videogiochi e sono consapevole che molte persone possano essere stufe nel vedere e sentire che tutto venga comparato con questo gioco, dando quella sensazione che Breath of the Wild abbia inventato tutto. Però dovete comprendere che a molti giocatori gli ha cambiato la forma di come concepire i videogiochi. Di fatto, per molti di noi, ha significato un grande cambio nelle nostre vite. Tanto che grazie a Breath of the Wild la mia vita è completamente cambiata. E grazie all'impatto che ha generato questo gioco, ho potuto iniziare a dedicarmi in modo costante e incluso professionale alla creazione di contenuti sulla saga Zelda, che mi ha portato ad avere alcune opportunità e certe esperienze, tanto lavorative come sociali, che mi hanno portato ad essere quello che sono e poter così stare nella posizione in cui mi trovo. Sono quasi 6 anni che sono su YouTube e sono ormai 3 anni che mi dedico professionalmente a tutto questo, tanto che riesco a portarmi a casa il pane con la creazione di contenuti sulla saga Zelda. Ho tanti amici che mi apprezzano e mi rispettano e sono davvero felice di questo. E una parte la devo ringraziare a The Legend of Zelda e a Breath of the Wild, già che hanno creato una catena di eventi che mi hanno portato fino a qui presente in questo video. E sono tremendamente cosciente che la vita di molte persone intorno a me è cambiata per avermi conosciuto grazie a questo videogioco. È davvero molto curioso come un dettaglio così piccolo e semplice possa fare un videogioco tanto da cambiare la vita di molte persone. Non mi resta che dire grazie The Legend of Zelda Breath of the Wild e buon 6° anniversario. E vediamo con cosa ci sorprenderà la vita da qui a 6 anni. Che la Dealia sia con voi e che la Triforza vi accompagni. Adios. Ovviamente per voi che siete arrivati alla fine di questo video, vi voglio un sacco di bene. Grazie.